seconda edizione della cena di Natale e della solidarietà. Anche quest'anno la Reggia di Venaria e la Galleria di Diana apre le sue porte per questa fantastica cena. Siamo con l'assessore Antonella D'Afflitto. Siamo qui questa sera tutti insieme davvero per una cena di tutti e per tutti. Questo è quello che devo dire desideravo il 17 novembre del 2017, quando, costruendo il programma delle iniziative per Natale, pensai che Natale non era Natale se non avevamo la capacità di fare davvero qualcosa di buono e di bello per tutti e per coloro che in città erano maggiormente in difficoltà. A quel punto ne ho parlato al sindaco, ne ho parlato al direttore Mario Turetta, ne ho parlato alla presidente Paola Zini, che immediatamente si sono tutti in qualche modo in maniera coesa schierati al mio fianco per portare avanti questo progetto. C'è stato il sì delle residenze reali Sabaude e così è nata la prima cena di Natale della solidarietà l'anno scorso, che abbiamo affidato per la cura e l'organizzazione al gruppo dei volontari La Fratellanza della parrocchia di Santa Maria Bambina, guidati dalla brigata di cucina di Pina Scrudato e coordinati da suo marito Francesco Scrudato. Una serata l'anno scorso davvero di grande gioia, con 400 partecipanti che hanno, attraverso un prezzo popolare, potuto partecipare a una cena di davvero di affetto, di amicizia, di grande convivialità, raccogliendo fondi per le Caritas e le famiglie in difficoltà di Venaria. A questo punto non potevamo bissare e quindi abbiamo nuovamente chiesto la disponibilità. Ringrazio di cuore il direttore Turetta, il Consorzio delle Regge, la presidente Zini, l'assessore Parigi, che peraltro non possono essere qui con noi questa sera per altri impegni. Ringrazio anche il questore Messina, che purtroppo non ha potuto unirsi a noi per precedenti impegni questa sera. Siamo oltre 420, oltre 60-70 volontari, ci sono stati davvero tantissimi cittadini che ci hanno aiutato a raccogliere tantissimi supporti, ci hanno dato supporto, hanno raccolto fondi, ci hanno dato cesti per la piccola pesca benefica, ci hanno dato gianduiotti e quindi davvero il grazie va non solo al gruppo La Fratellanza ma va davvero a tutti coloro che ci hanno aiutato. Penso Simmi con il centro tavola, l'Hotel Piemonte Catering di Lanzo e quindi Matteo Favero che ci ha dato tutte le tovaglie per tutti questi tavoli, chi ci ha omaggiato della Casa dei Cappelletti, Roberto Violino che ci ha dato tantissimi omaggi per l'omaggio di benvenuto e di Buon Natale, dei cesti e ancora non vorrei dimenticare nessuno, la Baita che ci ha dato 10 kg di gianduiotti, ma davvero non si contano le persone che hanno supportato tutti quanti e quindi davvero una grande collaborazione tra città, Reggia e parrocchia di Santa Maria, le Caritas. Veramente siamo entusiasti di vedere una galleria di Diana piena così, con una cena davvero di tutti. Siamo con il direttore del consorzio della Venaria Reale, Mario Turetta. Anche quest'anno la Reggia di Venaria ha aperto le sue porte alla solidarietà. Anche quest'anno, per la seconda volta, la sala grande della Reggia di Venaria si apre e accoglie questi grandi visitatori, questi grandi signori che sono qui insieme a noi, grandi nel senso che è una serata grande dedicata a loro e che non sono solo grandi di età, perché ci sono anche bambini, ci sono anche, ho visto, giovani e via dicendo, ma è con grande soddisfazione che per la seconda volta, e speriamo che questo diventi un appuntamento stabile, così come tanti appuntamenti sono diventati appuntamenti ordinari per la Reggia, per poter consentire anche a coloro che magari questa sera la vivono come un sogno, come una, come dire, qualcosa quasi di
difficilmente raggiungibile, e quindi realizzano questo desiderio, questo sogno, e sono qui a festeggiarsi e a festeggiarci in questa splendida cornice. Oltretutto quest'anno per il Natale abbiamo anche deciso di aprire una serata straordinaria il 27 di dicembre dalle ore 19 alle 23, la Reggia a un euro, con la possibilità di vedere le 6 mostre che in questo momento sono aperte, per offrire anche quest'anno per il Natale a tutti coloro che ne avranno la possibilità, visto il grande risultato che abbiamo avuto in occasione del compleanno della Reggia, di poter godere della Reggia e di poter numerosi partecipare e festeggiarsi sotto il Natale con questa occasione. Don Enrico Griffa, parroco della Santa Maria, questa sera ci sentiamo un po' tutti Cenerentola. Un po' tutti Cenerentola, ma un po' tutti protagonisti, ecco. Cenerentola è protagonista della sua storia e così lo siamo anche noi, protagonisti di questa bella serata, perché tutti quelli che sono entrati hanno qualcosa da dare e qualcosa da ricevere. Certamente la cornice in cui siamo è una cornice stupenda, di questo bisogna ringraziare chi l'ha reso possibile. Un altro grande successo firmato Pina e Francesco Scrudato. Un grande successo, è vero che forse noi siamo quelli magari più in vista perché siamo quelli che coordiniamo, ma il successo va in merito a tutto il gruppo, prima di tutto al gruppo della Fratellanza e poi a tutti i volontari della parrocchia che, come vedete, questa sera sono più di 60. Ci dispiace ancora quest'anno che, malgrado abbiamo cercato di comunicarlo a tutti che c'era questa cena, purtroppo i posti sono sempre limitati e non bastano mai. Ci dispiace per quelli che sono rimasti fuori. Noi abbiamo cercato di fare le cose, abbiamo messo un numero dedicato solo ed esclusivamente per le prenotazioni, i primi che ci sono arrivati, ci dispiace per tutti gli altri. La soddisfazione di questa sera è quella di vedere tantissime persone, ancora una volta, all'interno della Galleria Diana, tantissime persone, tutti venariesi, di un certo ceto sociale. Qualcuno ci ha detto perché al posto del contributo di 10 euro non l'avete messo 20 o 30. No, non era questo lo scopo, ma lo scopo era semplicemente quello di poter portare più veneriesi di qualsiasi ceto sociale all'interno della Reggia, e credo che anche quest'anno ci siamo riusciti. Grazie anche all'amministrazione comunale, alla presidenza delle Regge, la dottoressa Paola Zini, il direttore Turetta, l'assessorato alla cultura della regione, naturalmente l'assessore d'afflitto di Venaria, che lei ci mette l'animo in queste cose, e il sindaco Falcone. Grazie a loro è stato possibile fare questa cosa. Oltre 420 commensali in questa seconda edizione della Cena della Fratellanza all'interno della Galleria Grande della Reggia di Venaria Reale. È un momento di particolare orgoglio per l'amministrazione aver potuto supportare questo evento organizzato dal Comitato della Fratellanza della Parrocchia di Santa Maria Bambina. Come potete vedere tra le varie foto che gireranno in questi giorni e da questo servizio in particolare, è veramente un risultato eccezionale poter aver aperto le porte di questa reggia ancora una volta per i cittadini di Venaria, affinché anche chi ha vissuto questi locali da ragazzo abbia potuto ritornare all'interno per una buona causa e viverli di nuovo ancora una volta nel ricordo di quella che è stata una grande gioventù. Un grazie particolare al direttore Mario Turetta e alla presidente Zini per il supporto che ci hanno dato. È un'occasione ancora una volta unica, quindi auguriamo a tutti una buona serata e una grandissima cena di solidarietà.